Andiamo avanti, anche questa. Andiamo avanti. Una ragazzina felice. Molto felice. Uh-huh. Vive con il nonno, uh-huh, che gestisce un piccolo negozio di antiquariato. Un giorno però il vecchio, che purtroppo ha la mania del gioco d'azzardo, è un ludopatico, perde tutti i suoi averi a poker e soprattutto perde lei, la nipotina, anch'essa posta in gioco. Cioè si è scommessa la nipote. Ecco, immaginati che il creditore, lo strozzino Kilp, vuole dare in sposa a Brass, che è il suo avvocato. Cioè, ma una bambina. È ben venduta. Cioè, veramente, no, sto vecchio è peggio del nonno di Heidi. Veramente. Quindi il nonno e la nipote saranno costretti quindi a fuggire e a, insomma, a fare i vagabondi nei dintorni di Londra, alla ricerca di Rosa, che è la madre della piccolina, e di Mario, suo fratello, che se ne erano andati anni prima per dissapori con il vecchio. Quindi, insomma, questo vecchio non era poi uno stinco di santo. Cioè, ma questi se ne erano andati lasciando la bambina. Ma voglio dire, ma che madre svergognata sei? E anche il fratello, voglio dire, aiuta la sorella. Cavolo, lasci, cioè, in mano a uno strozzino che si gioca la nipote. Che si gioca la nipote. Io veramente inquietante. Poi i giapponesi, voglio dire, che ci navigano su queste cose. Ma che immagini hanno dell'Europa? Ma poi, una volta raggiunta la casa della madre, sempre inseguita dall'avvocato, la scoprono disabitata. Scusa, cioè, pensavi trovate subito la madre alla terza puntata. No. Quindi un abitante del villaggio rivela loro che la donna e il figlio sono partiti per paradiso. Quindi la ragazzina decide così di partire verso questo luogo di cui nessuno sembra mai aver sentito parlare. Durante il suo lungo viaggio sarà costantemente inseguita da questa avvocata, voglio dire. Basta. E da suoi scagnozzi, che cercheranno in tutti i modi di rapirla. Quindi in tutti i modi vogliono questa ragazzina. Grazie, però, il nonno se ne è. Ma il telefono azzurro non c'era in quei periodi. Cioè, voglio dire, una protezione per questi minori non c'era. Anche perché, voglio dire, tu rapisci una ragazzina oggigiorno, mamma mia. Ma per sposarla poi. Mamma mia. Perché il nonno se l'è perso a casa. In più, aspetta, non è finita qui. Viene anche inseguito da un misterioso individuo alto con barba e cappello. Dopo una serie di vicissitudini e incontri con innumerevoli personaggi, la ragazzina raggiungerà paradiso per scoprire che sua madre è in realtà morta. E che misterioso individuo altri non è che suo fratello Mario. No, io veramente. Quindi l'individuo che lo inseguiva era il fratello e la madre era già morta. Il primo che gli aveva detto: guarda, mamma è a paradiso, aveva sbagliato semplicemente preposizione, è in paradiso. Oppure pensava a Kinder Paradiso. Forse sì. Ma soprattutto questo che la insegue non gli fa dire scusa subito, sono tuo fratello. Ehi, sono Mario. No, eh? Sono Mario. Ciao, Nel, sono Mario. Invece no. Cioè, ma io sto senza parole. No, ma più che altro il nonno che vende la nipote. No, non è che la vende. Vergognoso. Non è che non la vende, se la perde a carte. Se la gioca la nipotina. No, veramente, ragazzi. Qui siamo veramente al limite dell'altro mondo. Qui Save the Children deve intervenire. Allora, in occasione della pubblicazione in DVD della serie nel 2006, i Cavalieri del Re, nonché Riccardo Zara, realizzò questa sigla. Mm-hmm. E quindi ci ascoltiamo la piccola Nel. Una bimba che va e porta con sé solo un gattino che sa di essere un re. Sempre con lei non si separeranno mai. Generoso sei, col vecchio nonno che veglia su te. Un carillon dai preziosissimo tu sei.
svisceriamo alcuni elementi del testo. Allora, il nonno veglia su di te. Veglierà anche, ma se la gioca a carte. No? Esatto. Se la gioca a carte. Poi, il sogno che hai, qual è il sogno? Cioè, probabilmente ma... quella di non sposare un avvocato a 12 anni. Non so. È comunque un bel sogno. Okay. E poi, il gatto che sa di essere un re. Questa è enigmatica, questa cosa. Forse è un messaggio in codice. È un gatto nero, tra l'altro. No, ma soprattutto il sogno di non sposare l'avvocato. Secondo me non avevano visto per bene la serie Cavalieri del Re. No, gliel'hanno detto così. Sì, hanno visto due puntate. Ma già la prima puntata se la gioca a carte, cioè, voglio dire. Non potevano fare una sigla. Ed il nonno schifoso si gioca. Cioè, voglio dire. No, almeno il nonno di Heidi non, queste cose non le faceva. Non si lavava, però, insomma. Però voglio dire, anche un fisioterapista il nonno di Heidi. Scusa, a confronto. Almeno era un bravo uomo, insomma. Sì, è un bravo uomo. Allora, arriviamo in quarto.